ultimo giorno da politico. Perché quello che dovete sapere è una storia incredibile. Ultimo giorno, no, adesso ti correggo, ultimo giorno da parlamentare. Da parlamentare, la politica è qualcosa che si fa a prescindere da Ragione Crosetto, però dovete sapere un po' la storia di Crosetto, perché è meravigliosa. Lui è un bel po' di tempo che vorrebbe andare via dal Parlamento, lo ci spiegherà anche perché, e ha provato a farlo in tutti i modi, proprio fuga dal Parlamento, ma non riesce a uscirne, non riesce a evadere, perché li votano sempre contro. Posso fare un appello? Lo posso fare da semplice cittadino italiano? Conosco da tanti anni, lo stimo, gli voglio bene. Guido, il Parlamento ha bisogno di te. Rimani per piacere, rimani. Abbiamo bisogno, ti vogliamo bene. È una scena incredibile. È da ieri che lo sto facendo su Twitter. Ti vogliamo bene. È uno stalker, ha anche fatto l'hashtag. Ti vogliamo bene. È un provocatore, Rinalda. Ma perché vuoi andarsene a tutti i costi dal Parlamento? Ci sta così male? Ma non è che si sta male, come ho detto, rispetto... Ho un grandissimo rispetto per l'istituzione. Siccome io 6 anni fa, quando sono stato fuori dal Parlamento, ho iniziato a fare altro nella vita. Ho sempre fatto altro prima di fare politica. E vorrei finire il lavoro che ho iniziato a fare, che è un lavoro importante per il Paese, almeno quanto quello del parlamentare. E siccome non posso fare due cose, perché le cose le fai bene una per volta, quelli che... si occupano di tante cose, ne fanno male tante, sarebbe possibile o solo da arrivare al Parlamento. Abbiamo dei casi luminosi nel Parlamento italiano, di gente che ha fatto 12 lavori, però va arrivi bene. Al Parlamento il martedì pomeriggio, te ne vai il giovedì pomeriggio, non ti occupi di nulla, non fai nulla. Ma io non ho mai fatto così il parlamentare. Io quando l'ho fatto stavo in Parlamento dal lunedì al venerdì e sabato e domenica mi occupavo del mio collegio. È un lavoro che se lo fai è un lavoro che ti occupa e non puoi farne due bene. Quindi l'ho dichiarato in campagna elettorale. In campagna elettorale io ho detto che avrei dato una mano a Giorgia perché ho creato Fratelli d'Italia con lei. Scusi, ma mi hanno raccontato che lei sta andando in giro a convincere i parlamentari di votarle di votare a favore della sua uscita. È la passata legislatura. Questa è la quarta volta che ci provo. Ho fatto il giro dei capigruppo, gli ho detto se proprio non volete votare perché io esca, almeno astenetevi in modo tale che uno non si possa... Potrei lanciare una raccolta firme per Crosetto Libero, non lo so, cercherò di dare una mano anch'io. Adesso, non è il caso, ripeto, con grande stima per il Parlamento, cioè, non è un atto di mancanza di rispetto per un ruolo fondamentale, è un atto di rispetto totale per il Parlamento, che secondo me si fa con un... in modo totalizzante, cioè servire il Paese si fa al 100%, non puoi farlo al 20, al 30, al 40. Allora,